Buon giorno a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Ci sto dentro live. Sono queste interviste settimanali che facciamo per capire meglio i tempi che stiamo vivendo. Con noi oggi abbiamo il piacere di avere Antonella Viola, che è direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova. Ciao Antonella, grazie per essere qua con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, con Antonella andremo a cercare, dal punto di vista scientifico, di capire quello che sta accadendo, ma soprattutto quello che accadrà nelle prossime settimane, come appunto la nostra vita cambierà, la vita nostra come famiglie, la vita delle bambine e dei bambini. Antonella, parto con una domanda molto diretta. Dovremmo lavarci le mani ancora per tanto tempo? Sì, ma questo dobbiamo farlo sempre, no? Lavarsi le mani è importantissimo. Pensate che nel 1850, più o meno 1847, un medico ungherese ha fatto questa grande scoperta che attraverso il lavaggio delle mani, quindi un gesto molto semplice, si potevano prevenire delle malattie importanti, soprattutto legate al parto, no? È considerato il salvatore delle madri, perché attraverso appunto l'introduzione di questa cosa molto semplice, cioè lavarsi le mani, ha salvato la vita di molte donne che partorivano. Per cui questa è un'abitudine che sicuramente dobbiamo tenere per sempre. Lavare le mani è importante adesso, ma lo sarà sempre anche in futuro. Quindi sì, le sapone, i detergenti sono importanti perché riescono a sciogliere il virus, no? A sciogliere la parete che circonda il virus e che quindi lo protegge in qualche modo. L'uso di questo sapone appunto lo scioglie, lo uccide ed è la prima linea di difesa che noi abbiamo. Oggi contro questo virus però è la stessa cosa, lo stesso meccanismo per i batteri, insomma per tutto quello che è presente nell'ambiente. Leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, sembra che l'emergenza si stia placando. Puoi spiegarci cosa sta succedendo? È il virus che se ne sta andando? Allora, cominciamo col dire che il virus non può vivere se non dentro di noi. Ok, quindi lui non può vivere, che ne so, sulle scarpe, sui vestiti, può resistere sulle superfici, cioè fuori dal nostro corpo per poco tempo, da minuti a ore a seconda dell'ambiente. Quindi per poter vivere e riprodursi deve entrare nel corpo nel nostro corpo, di uno di noi. Quando entra nel nostro corpo il virus appunto comincia a riprodursi e il nostro sistema immunitario comincia ad attaccarlo per eliminarlo. Quindi se noi siamo in isolamento totale, non veniamo in contatto con nessuno, il virus entra dentro di noi, si riproduce, ma il nostro sistema immunitario lo elimina e quindi tutta la storia finisce qui. Se invece noi in questo momento, cioè finché siamo contagiosi, finché abbiamo il virus all'interno di noi, veniamo in contatto con altre persone, ecco che il virus passa in una seconda persona, poi in una terza, una quarta, e quindi continua a vivere e si propaga all'interno della popolazione. Quindi l'isolamento serve a far cosa? A far sì che non ci siano più nuove occasioni di contagio, cioè che il virus non possa saltare da una persona all'altra. Quindi il virus sparisce in questo senso, cioè non trova più delle persone dentro le quali entrare e quindi non si può riprodurre. Quindi non è che lui scompare, ma semplicemente noi non gli offriamo più la possibilità di infettare delle nuove persone. Se veramente l'isolamento continuasse in maniera appunto molto rigida, non dico che potrebbe scomparire, però sicuramente ce ne resterebbe molto poco in giro, questo senza dubbio. Hai usato la parola storia per definire quello che sta accadendo. Ecco, voi scienziati sapete già come finirà questa storia? No, perché noi scienziati sai bene che siamo sempre mossi dai fatti, cioè nel senso sono i fatti che parlano per noi. Noi possiamo avanzare delle ipotesi. Allora, le ipotesi sono diverse. L'ipotesi più probabile è che il virus rimarrà all'interno della nostra comunità. Quindi dovremo imparare appunto a conviverci, nel senso che potrebbe diventare un virus che continuerà a girare all'interno dei vari paesi, delle nostre comunità. Questo è uno scenario e ovviamente cosa succede se abbiamo questo scenario è che la soluzione a un problema come questo
è lo sviluppo di un vaccino che possa appunto bloccare la diffusione del virus. Il vaccino sviluppa degli anticorpi che si definiscono neutralizzanti, cioè cosa vuol dire? Che se io se ho questi anticorpi e vengo in contatto con il virus non può entrare, non può infettare le cellule. Quindi questo è uno scenario, lo scenario migliore. Noi sviluppiamo un vaccino nel giro di 6, 7, 8 mesi, cominciamo a distribuirlo e quindi a questo punto siamo tutti protetti. Lo scenario peggiore potrebbe essere una mutazione del virus che quindi renda vani gli sforzi da un lato di sviluppare il vaccino oppure non riuscire a sviluppare un vaccino, però questo è uno scenario veramente catastrofico che non credo si verificherà. Lo scenario più probabile è quello che dicevo, quindi noi abbiamo di fronte alcuni mesi ancora in cui dobbiamo fare molta molta attenzione, perché in questo momento non abbiamo un vaccino, non abbiamo dei farmaci che funzionino veramente bene, però poi appunto la scienza pian piano ci condurrà verso una via d'uscita da questa situazione. Hai detto che dovremmo convivere con questo virus, quasi come se fosse un membro in più delle nostre famiglie. Ecco, come cambierà secondo te la vita all'interno delle famiglie? Ma allora, all'interno delle famiglie è già cambiata in qualche modo, lo stiamo vedendo, e purtroppo, come dicevo, finché non avremo la certezza di averlo sotto controllo, dovremo mantenere alcuni cambiamenti. Secondo me, dal mio punto di vista, la cosa più drammatica che è cambiata è nel rapporto con le persone più anziane. Con i nonni, no? Quindi i nonni che di solito sono l'aiuto anche per le famiglie, sono gli amici migliori dei nostri bambini, dei nostri figli e viceversa. Ecco, in questo momento si è creata una distanza che deve essere mantenuta tra gli anziani, che sono i più fragili, e i bambini. Quindi questo cambia completamente un po' le dinamiche all'interno delle famiglie, non si va più a trovare i nonni, non si va più a trovare i genitori, magari la Pasqua quest'anno ognuno la festeggia, anzi sicuramente ognuno la festeggerà a casa sua, insomma c'è un, e questa cosa probabilmente dovrà continuare nel tempo, no? Perché finché non c'è un farmaco che funziona veramente, o un vaccino, i nonni, i genitori devono essere protetti. Quindi per me questo sarà il cambiamento più grande, ma gli altri cambiamenti, non so, i cuginetti, non poter stare insieme ai cugini, non poter stare, insomma, il concetto di famiglia cambia molto e si stringe molto al nucleo minimo di genitori e figli che ovviamente vivono insieme, quindi nel loro caso non serve mantenere la distanza perché vivono nella stessa casa. D'altro canto, l'aspetto positivo potrebbe essere riscoprire il tempo insieme, no? Io uso spesso questa espressione in questo periodo di tempo ritrovato, parafrasando Marcel Proust ovviamente. Ecco, secondo me questa è un'occasione in qualche modo di ritrovare il tempo e riscoprire il tempo per stare insieme e conoscersi anche. Ecco, però nel nucleo familiare ristretto che hai appena citato, cioè ci si potrà, che ne so, banalmente abbracciare, darsi il bacino della buonanotte, cioè queste cose potranno rimanere o dovremmo sempre stare comunque attenti? Beh, vivendo tutti nella stessa casa è molto difficile non mantenere le distanze. Allora, diverso il caso se c'è una persona in quarantena. Se una persona deve essere isolata, questa va isolata completamente, per cui se c'è stato il rischio di un contagio, se c'è anche il sospetto di un contagio, se c'è una sintomatologia in questo periodo da raffreddore, se ci sono quindi dei dubbi, in questo caso è molto importante l'isolamento, perché anche dentro casa, ormai dentro casa c'è una forte probabilità di contagio, quindi in questo caso è bene anche usare mascherine e così via. Ma se invece questo non c'è, il nucleo familiare non esce, non ha contatti con l'esterno, certo che ci si abbraccia e si bacia, assolutamente. Noi abbiamo bisogno di tutto questo. Antonella, e invece fuori casa come cambieranno le nostre vite? Abbiamo visto in queste settimane, banalmente, per fare la spesa bisognava fare la fila, entrare nei pochi negozi aperti, aspettare che non ci fosse più gente, comunque mantenere la distanza sempre di oltre un metro, queste cose rimarranno? E purtroppo sì, purtroppo per i prossimi mesi, come dicevo, finché non avremo un vaccino o un farmaco che funziona veramente bene,
dovremo mantenere queste misure di sicurezza, perché altrimenti il rischio che si ricominci a salire, adesso abbiamo visto, no, che la curva sta scendendo, il numero di contagi è ancora alto, per cui non possiamo assolutamente abbassare la guardia, non lo potremo fare per molti mesi, perché se lo facciamo prima, ecco che potrebbe ripartire il picco, cioè possiamo continuare ad avere un aumento di persone contagiate, perché non siamo immuni, perché la stragrande maggioranza di noi non ha nessuna protezione contro il virus, per cui di conseguenza è facile che l'infezione ricominci. Quindi sì, dovremo imparare una nuova vita. Nuova vita che vuol dire che probabilmente non potremo andare nei bar, non potremo andare tutti insieme al supermercato, non potremo andare ai concerti, non potremo andare al cinema, non potremo andare allo stadio, cioè sarà un periodo veramente difficile per tutti quanti. L'unica cosa positiva che possiamo dire è che sarà un periodo limitato nel tempo, siamo certi che il farmaco, il vaccino arriverà in tempi brevi, relativamente brevi, e quindi potremo poi ricominciare a vivere la nostra vita. Però per il momento è necessario mantenere le distanze, quindi evitare tutte quelle occasioni di affollamento, tutte quelle occasioni in cui possiamo venire a contatto con altre persone. Quindi a scuola, questo lo chiedo per le bambine e i bambini, il nostro compagno di banco per un po' non potremo averlo, cioè dovrà anche lui stare a distanza. No, a scuola probabilmente non si tornerà per un po', e questo è un gravissimo problema che bisognerà affrontare, perché se davvero si vorrà andare verso una riapertura delle attività produttive, delle aziende, non è banale pensare di mandare i genitori a lavorare mentre i bambini devono restare a casa, così come non è banale tenere i bambini a casa, perché la socialità e l'istruzione per loro sono fondamentali. Certo, non sono 2 mesi di istruzione che fanno la differenza su un intero percorso formativo, però a livello invece di socialità 2 mesi, 3 mesi sono sicuramente molto importanti. Quindi sì, quando questa cosa sarà finita, io mi auguro per settembre si tornerà a scuola normalmente, si avrà il compagno di banco tranquillamente. Quello che noi dobbiamo capire è che questa è una fase di emergenza, perché ci siamo trovati in una situazione troppo difficile da gestire dal punto di vista proprio dei numeri. Cioè abbiamo avuto così tanti malati che hanno appunto intasato gli ospedali, hanno riempito le terapie intensive, che questa situazione non poteva reggere, doveva necessariamente essere in qualche modo controllata e ridimensionata. Ora, cosa accadrà nel prossimo futuro? Se noi riportiamo la curva dei contagi vicino allo zero, sì, ci potranno essere poi dei casi che possono ripartire, però se facciamo i tamponi, se immediatamente isoliamo e tracciamo i contatti, se tutti hanno le mascherine e i guanti, questa cosa sarà molto ridimensionata, e quindi non avremo più una situazione come quella che c'è adesso. Antonella, ma anche le bambine e i bambini dovranno portare la mascherina? Eh sì, dovranno portarla anche loro per proteggere se stessi, ma soprattutto per proteggere gli altri. La mascherina ha questa funzione principalmente, nel senso che dobbiamo distinguere la mascherina che portano gli operatori sanitari, che è una mascherina per proteggere se stessi dal virus, e invece le mascherine più semplici, tipo la mascherina chirurgica, no? Che portiamo tutti quanti noi quando usciamo, quando andiamo a fare la spesa, quando stiamo con gli altri, che ha come scopo quello di proteggere soprattutto gli altri, perché il virus si trasmette attraverso queste goccioline che noi produciamo parlando, respirando o attraverso un colpo di tosse, in un starnuto. Quindi, ovviamente, se abbiamo una mascherina che ci copre naso e bocca, le goccioline non hanno la possibilità di viaggiare troppo, e quindi non possono andare a colpire le altre persone. Quindi sì, anche i bambini dovranno portarla, però non credo che per loro sarà un problema, anzi. Anche lì ci saranno delle regole, no? Cioè, questa mascherina forse non va troppo toccata, non va spostata troppe volte, cioè, è comunque una protezione che Sì. dobbiamo proteggere anche lei. Certo, il problema però è importante ricordare che la mascherina non ti rende invulnerabile, no? Non è una super arma di un supereroe, assolutamente. Quindi l'unica cosa che conta è la distanza in questo momento, quindi evitare proprio di toccarsi e di stare troppo a contatto, troppo vicini, mantenere la distanza di sicurezza, e in più usare la mascherina in maniera appropriata, quindi certo evitando di spostarla da una parte all'altra o di usare sempre la stessa,
diversa. Lo stesso problema è con i guanti: se io uso i guanti, ma poi mi tocco la faccia, il viso, il naso, ecco, la funzione del guanto si è un po' persa. Dobbiamo tutti fare un po' più di attenzione a queste regole. È molto difficile, soprattutto perché noi siamo abituati, da un lato, alla socializzazione, no? A toccarci, abbracciarci così, e l'altro poi anche a usare molto spesso le mani. Quindi è particolarmente difficile per noi italiani. Prima hai detto che, insomma, sì, 2 mesi di scuola all'interno di un ciclo completo di formazione è vero, non è un periodo irreparabile, diciamo. Un mese e mezzo invece senza uscire di casa, un bambino o una bambina, diventa un tempo irrecuperabile. Cioè adesso, appena avremo possibilità di uscire, il rischio forse è quello poi di stare troppo fuori o di rimettersi a giocare come prima con gli altri bambini o le bambine, i vicini di casa. Quindi come dovremmo regolarci, stando anche lì calmi? Sì, assolutamente. Allora, in un mondo ideale in cui tutti sono assolutamente responsabili, consapevoli, si sarebbe potuto dire: si può uscire una mezz'ora al giorno per fare la passeggiata, prendere un po' di sole, giocare. Il problema è che questo è molto difficile da gestire, cioè se da un punto di vista scientifico è giusto, no? Permettere anche l'attività fisica, stare all'aria aperta, da un punto di vista di gestione del contagio è estremamente complicato, perché se immaginiamo che tutte le mamme di un quartiere o di un palazzo scendono allo stesso orario, ecco che avremo in strada decine di bambini che ovviamente cominceranno a interagire e a giocare tra di loro. Quindi per questo motivo si è scelta la linea dura, di dire tutti a casa. Questo per i bambini, io non sono una psicologa dell'età evolutiva, però immagino che sia molto molto impattante, no? Che sia una cosa che i bambini stanno soffrendo. Magari non tutti i bambini, perché c'è chi ha il giardino, c'è chi ha la terrazza, no? C'è chi ha il fratellino, la sorellina. C'è chi invece è solo in un monolocale di 40 metri quadri, per cui la situazione è estremamente diversa. Uscire, io spero che potrà essere possibile presto, molto presto, però anche qui bisognerà usare il buon senso. Cioè non si potrà andare nei parchi, non si potrà portare i bambini a giocare tutti insieme. Bisognerà fare la passeggiata con i genitori o per i ragazzini un po' più grandi anche da soli, però non si potrà fare molto oltre una passeggiata. Ci hai spiegato prima che cos'è un vaccino, appunto, che voi scienziati state cercando. Puoi spiegare alle bambine e ai bambini la differenza che c'è tra vaccino e cura invece? Allora, la cura ha lo scopo, il virus entra nel nostro corpo e il farmaco che possiamo prendere può servire a limitare la sua capacità di dividersi e quindi di infettare tutte le nostre cellule. Ci sono diversi tipi di farmaci, ci sono i farmaci che aggrediscono il virus appunto andando a bloccare la sua capacità di moltiplicarsi all'interno del nostro corpo, oppure ci sono dei farmaci che bloccano gli effetti che il virus ha sul nostro corpo, no? Per esempio spengono l'infiammazione, quindi sono dei farmaci che aggrediscono il virus oppure alleviano la sintomatologia, alleviano i sintomi che noi abbiamo. Però in tutti e due i casi il virus è già entrato e ha già cominciato ad agire, ha già cominciato a infettare le nostre cellule. Invece il vaccino funziona in maniera preventiva. Noi ci vacciniamo prima di essere stati contagiati, quindi quando ancora il virus nel nostro corpo non c'è, e stimoliamo le nostre difese immunitarie, cioè quella serie di cellule, di molecole che ci proteggono, appunto ad attivarsi. Quindi creiamo una specie di scudo protettivo che ci permette di evitare di essere infettati. Quindi quando noi entreremo in contatto con il virus, questi anticorpi, queste cellule che abbiamo stimolato, bloccheranno immediatamente il virus, che non avrà la possibilità di diffondersi nel nostro corpo. Quindi sono due strategie diverse. La vaccinazione è il modo migliore, naturalmente, per prevenire l'infezione, perché non parte neanche l'infezione. E invece gli immuni chi sono? Allora, gli immuni sono o coloro che sono stati vaccinati e che quindi in questo momento non ci sono, oppure coloro che hanno avuto l'infezione
hanno combattuto questa infezione col sistema immunitario e hanno sviluppato appunto delle difese che li proteggono a lungo. Il problema è che con questo virus noi ancora non sappiamo se l'infezione o se in tutti i casi l'infezione sviluppi una immunità, cioè sviluppi una protezione che effettivamente garantisce di non essere reinfettati e soprattutto per quanto tempo dura questa immunità. Questa è una cosa che ancora non è molto chiara. Ci sono molte evidenze che suggeriscono che si sviluppino degli anticorpi e che ci possa essere una protezione, però ancora non sappiamo quanto possa durare nel tempo questa protezione e se tutte le persone che vengono infettate effettivamente sono protette. Ci serve un po' di tempo per capirlo. Il virus è nuovo non solo per il nostro sistema immunitario, ma anche per la scienza, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo. Antonella, ti faccio un'ultima domanda. In queste settimane molti bambini si sono paradossalmente avvicinati alla scienza, no? Incuriositi da quello che sentivano, da quello che ascoltavano, proprio per capire. Quindi hanno iniziato a fare domande di medicina, di biologia, di chimica. Con diversi di loro ho parlato e mi hanno detto: io da grande vorrei fare lo scienziato. Tu sei una scienziata. Qual è il consiglio che vorresti dare a queste bambine e a questi bambini? Per fare la scienza, per far diventare uno scienziato, bisogna prima di tutto essere curiosi, no? Quindi chiedersi sempre il perché delle cose, cercare di capire, di non accontentarsi di una spiegazione semplice. Quindi andare a cercare un po' la verità, fare un po' gli investigatori privati in qualche modo. E l'altra cosa è che non bisogna aver paura di essere dei secchioni, cioè bisogna studiare. La curiosità è un elemento importante, però la conoscenza è altrettanto importante. Quindi molto spesso io vedo bambini che quasi si vergognano di dire che amano studiare, no? Che viene quasi considerata una cosa negativa. Invece no, invece l'amore per la conoscenza è qualcosa di meraviglioso, e solo attraverso la conoscenza noi possiamo veramente crescere, migliorare il mondo, magari trovare delle cure che possono impedire delle situazioni del genere in futuro. Quindi il consiglio per i bambini è prima di tutto di essere coraggiosi, nel senso di essere se stessi e di non aver timore di questo, di studiare e di trovare gli aspetti belli dello studio, della conoscenza. E poi appunto chiedersi sempre: ma perché? Siamo sicuri che questa sia la spiegazione giusta? E poi si può essere secchioni e comunque seguire le proprie passioni. Vedo una chitarra, per esempio, dietro di te, tu ancora suoni, oltre che essere appunto una scienziata. Sì, Quindi sì, sì. Lo spazio è vero? Assolutamente sì. Gli scienziati sono molto divertenti. Ringraziamo per essere stata con noi Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto Pediatrico di Padova, e l'appuntamento con Ci sto dentro live è alla prossima settimana, come sempre giovedì pomeriggio. Vi invito però ogni giorno a seguirci sul nostro sito, perché lo aggiorniamo quotidianamente con notizie, suggerimenti e segnalazioni di quello che succede nel mondo attorno appunto alle strategie, no, per rispondere a modo nostro al coronavirus. Grazie davvero Antonella, ciao. Grazie a te, ciao a tutti. E grazie a tutti per essere stati con noi. Buona giornata.